Vittoria per il Porto d'Ascoli che si impone per 2-1 contro il Nereto nella sfida valevole per la 12ª giornata di campionato. Al 4° minuto Sant'Angelo prova subito un tiro che però colpisce la traversa. Al 10° minuto si sblocca la partita. Il Nereto infatti passa in vantaggio con Boito che batte testa ed è 1-0 per la squadra di casa. Al 20° minuto Napolano prova un tiro che viene parato da Diglio e subito dopo dal calcio d'angolo sempre Napolano effettua un cross velenoso e Iara fa autogol colpendo di testa nella propria porta e riportando il risultato in parità. 2 minuti più tardi Boito calcia in porta tentando di riportare la sua squadra in vantaggio ma testa para. Al 45esimo Verdesi assistito da D'Alessandro prova un tiro dalla distanza ma Diglio blocca in due tempi e finisce così 1-1 il primo tempo tra Nereto e Porto d'Ascoli. Inizio di ripresa a tinta arancioni con Battista che al 53esimo esegue un tiro a giro che colpisce l'incrocio dei pali. 3 minuti più tardi, sempre Battista cerca di scavalcare Diglio con un pallonetto, ma la retroguardia salva mantenendo il risultato in parità. Al 62esimo Napolano prova un tiro che però finisce fuori. Al 75esimo sempre Napolano azzarda un tiro difficile che però finisce alto sopra la traversa. All'81esimo l'episodio chiave della partita. Battista serve Napolano che sfrutta un intervento maldestro del difensore rossoblù, trafigge Diglio portando il risultato per 2-1 a favore dei marchigiani. A questo punto il Porto d'Ascoli non può fare altro che gestire il risultato e dal 97esimo l'arbitro mette fine all'ostilità, con il Nereto che manca l'appuntamento con la vittoria dalla 9ª giornata di campionato. Mister, nella prossima partita c'è il Castelnuovo, bisogna ripartire dal primo tempo, visto che comunque la sua squadra ha giocato bene. Dal primo, anche dal secondo, perché comunque la squadra è stata comunque messa bene in campo, comunque ci abbiamo giocato, abbiamo cercato di limitare soprattutto le loro forate offensive, perché con i due belli rapidi e veloci ci creavano sempre qualche problemino, però ugualmente credo che a conclusioni verso la porta siamo quasi alla pari, per cui è una partita giocata, persa purtroppo per l'ennesima volta, in casa purtroppo per l'ennesima volta, e adesso dobbiamo cercare comunque di andare avanti. Io non mi dispero, non è possibile che possa perdurare questo stato di cose, dobbiamo aggiustarci perché ci dobbiamo aggiustare ancora di più. Però questo servirà in futuro, adesso nell'immediato, a cominciare anche da mercoledì, dobbiamo continuare a mettere non solo quello che abbiamo messo finora, ma molto molto di più. Sono soddisfatto perché oggi era un passaggio molto importante nella nostra stagione, era uno scontro diretto che sapevamo poteva avere un valore estremamente importante. E non abbiamo approcciato bene la partita, abbiamo fatto un brutto primo tempo e ci abbiamo messo un po' a capire le difficoltà che non solo il campo ma anche il valore dell'avversario ci poteva portare, e poi nel secondo tempo invece abbiamo, non facendo niente di straordinario, ma abbiamo alzato il ritmo, abbiamo migliorato qualche giocata. Abbiamo capito anche che tipo di partita andava fatta su questo terreno di gioco e credo che alla fine la vittoria sia meritata. È una vittoria che incarna il nostro spirito. Oggi per vincere dovevamo essere brutti, sporchi e cattivi. E se una di queste tre caratteristiche fosse mancata non avremmo vinto questa partita. Ci abbiamo messo un po' a capirlo, però è una vittoria che, oltre al valore numerico, incarna lo spirito di questa squadra ed è la cosa migliore di oggi.